Siamo nell'anno 866 d.C., alla corte di Alirchi II, duca di Benevento. Principe di Elchi, è giunta la notizia che l'imperatore Ludovico II ha sconfitto i Saraceni e si dirige verso Benevento. Prepariamoci ad accogliere degnamente l'imperatore vittorioso. È venuto in nostro soccorso per liberare le terre del meridione dalle scorrerie dei Saraceni. La nostra gioia è grande. Tutto il popolo beneventano accoglierà festosamente l'imperatore. Anche i principi, Andolfo di Capua, Due Ferri di Salerno e l'abate Bertardo di Montecassino mostreranno la loro gratitudine all'imperatore per averli liberati da così grave pericolo. Questa guerra contro i Saraceni è stata lunga e difficile, ma adesso, infatti, abbiamo bisogno di riposo. Il popolo della città ci ha accolto festosamente. Oh mio signore, la corte e i beneventani dovranno mostrare il dovuto rispetto per l'imperatore, la sua famiglia e l'esercito, altrimenti molte teste cadranno. È evidente il carattere arrogante ed autoritario dell'imperatrice, che nel corso del tempo si rivela sempre più malvagia. Maestà, sono felice di avervi ospite nel mio palazzo. Mi auguro che il mio esercito e quello dei Franchi riescano in breve tempo a far capitolare anche la città di Bari, dove l'emiro Saudan tiene in ostaggio mia figlia, Agertrude. Mi hanno informato che l'emiro è crudele e feroce. Dicono che abbia bevuto nei sacri calici della chiesa di San Vincenzo al Volturno e che, con i preziosi turiboli, abbia ordinato che si incensasse la sua persona. Mi hanno riferito che ogni giorno abbia trucidato 500 più cristiani o che, seduto sui cadaveri, abbia mangiato come un cane ripugnante. Io, invece, so che un condottiero abile, sagace e anche colto. Maestà, vado a dare disposizioni per la vostra sistemazione. Questo duca d'Elchi non mi ispira fiducia. Fareste meglio di tronizzarlo e a spedirlo in Francia. Mia signora, credo che vi stiate sbagliando. Il principe Adelchi, mio amico, e si è mostrato molto ospitale. Trascorrono gli anni e i Franchi cominciano a far sentire il proprio peso sui loro amici beneventani, trattandoli con arroganza e soprusi. Intanto, la città di Bari cade il 3 febbraio dell'871 e l'emiro Saudan viene portato prigioniero a Benevento. Sono contento che tu abbia trattato bene mia figlia e la fama della tua saggezza mi induce a chiederti consiglio. L'imperatrice in questi anni si è rivelata molto ambiziosa e l'esercito franco si mostra stanco di battaglie e di assedi. L'imperatore Ludovico non accenna ad andare via da Benevento e il mio ruolo e la mia autorità sono passati in secondo ordine. Per questo ti chiedo se mi conviene agire contro l'imperatore. Principe, ti consiglio di agire subito, prima che questa cospirazione antiimperiale venga scoperta. Soldati, seguitemi, andiamo ad arrestare l'imperatore. Maestà, consideratemi mio prigioniero con la vostra famiglia. Soldati, arrestate tutti. Ascoltate tutti, con orrore e dolore, fino agli estremi confini della terra. Quale delitto è stato commesso nella città di Benevento? Ludovico, santo e più imperatore, è stato catturato ed imprigionato. La prigionia di Ludovico dura circa 40 giorni, dal 13 agosto al 17 settembre dell'871. Solo la morte, avvenuta a Brescia nell'875, gli impedisce di vendicarsi.